Tutto è pronto per l'avvio del terzo corso biennale tecnico superiore in nuove tecnologie per il settore nautica, da diporto e cantieristica, con sede all'Istituto di Istruzione Secondaria Volterra Elia di Ancona e organizzato dall'ITS di Recanati. Le iscrizioni sono già aperte, ma attenzione perché scadono il 30 settembre. Con un open day inoltre, ragazzi e famiglie hanno potuto vedere la scuola e i locali nei quali si effettuano le lezioni, con apparecchiature di altissimo livello, come nel caso di questo simulatore navale. Insomma, un incontro, quello che gli ITS garantiscono tra mondo della scuola e imprenditoria, vero, concreto, costruttivo. Patrizia Cuppini, dirigente scolastico del Volterra Elia di Ancona. Professoressa, che occasione è questa per chi si avvicina a questa realtà, ad una formazione di questo tipo, e che cosa offre il vostro istituto, il suo istituto? Questa è un'occasione importante per i giovani come alternativa all'università o comunque a una formazione tecnica di alto livello e specializzata. Questa è una novità assoluta nel territorio nazionale, che si è affacciata da pochi anni e che va nella corrente dell'Europa e di quello che già in Europa era una realtà. È una cosa importante come prosecuzione per la scuola tecnica in particolare, perché avvicina il mondo dell'impresa alla scuola in maniera costruttiva e molto significativa, perché metà delle ore vengono svolte in imprese ed è una coprogettazione reale a più mani tra scuola, università e impresa. La scuola quindi è un supporto importante per questi percorsi, sia per tutto quel processo di allineamento. I giovani che si affacciano a questi percorsi vengono da una preparazione tecnica prevalentemente, ma non necessariamente, nel nostro caso, da percorsi nautici, possono venire da percorsi di area tecnica, tecnologica diversa. Quindi la scuola cerca di dare quella preparazione di base, quell'allineamento necessario per potersi inserire proficuamente nel percorso. Poi supporta in quelli che sono gli spazi, alcuni laboratori come questo ad esempio, o altre situazioni, location che possono essere utili ai ragazzi nella loro formazione o per certificarsi nelle lingue piuttosto che nell'informatica. Quindi la scuola è il tassello importante per poter trasportare questi ragazzi in un percorso che è con le aziende, per le aziende e anche per una formazione universitaria in quota parte. Un corso dalle caratteristiche specifiche, pensato e costruito per arrivare ad una forte spendibilità anche in altri settori. Questo corso di nautica ha delle caratteristiche importanti, nel senso che hanno una forte preparazione tecnologica. I ragazzi, diciamo, si occupano il project leader per la nautica, è una figura, diciamo, di coordinatore di commessa, ma la loro preparazione spazia su molti campi, dalla meccanica all'elettronica, all'informatica, alla domotica. Quindi l'occupabilità per noi è rivolta prevalentemente al settore nautico, ma sono ragazzi che potrebbero trovare proficuamente occupazioni in qualsiasi altro settore, una qualsiasi altra filiera di produzione, proprio perché la loro preparazione abbraccia i settori tecnologici più importanti dell'innovazione che oggi viviamo nelle nostre imprese. Scommettere sugli ITS, in questo caso sul settore della nautica, vuol dire dunque scommettere su un futuro di alta professionalità e specializzazione. A parlare sono anche alcuni ragazzi che stanno frequentando gli ITS, ogni anno non più di 24 per ogni corso, e che esprimono attraverso la propria esperienza diretta la validità di questo tipo di formazione e le opportunità che si creano, come nel caso di Giacomo Baldini. Io ho iniziato quest'anno questo nuovo progetto e mi aspetto un mondo diverso da quello di oggi, perché comunque vedo un'alternativa molto importante sia al mondo universitario che al mondo diretto del lavoro, perché oggigiorno si sa più o meno qual è la situazione lavorativa, e questo qui è un corso che ti dà la possibilità di aprirti anche al mondo del lavoro grazie al 50% del tempo utilizzato in azienda. Che tipo di scuola hai fatto prima? Io avevo fatto l'Istituto Tecnico Nautico. Quindi prosegui in un certo senso un percorso pensando però ad una professionalità maggiore e anche a un approccio con il mondo imprenditoriale? Sì, comunque è un continuo del
dello studio che avevo precedentemente iniziato, però comunque anche con me quest'anno ci sono ragazzi che provengono da altri istituti, quindi non è comunque un percorso di studio rivolto esclusivamente al settore della nautica. C'è anche tanta pratica, hai già iniziato? Io ancora non ho iniziato, dovremmo iniziare tra una quindicina di giorni, però comunque anche per le ore di materie che abbiamo affrontato non sono esclusivamente materie di studio, ma anche molto lavoro al computer o progetti svolti insieme. Perché lo consiglieresti ad un tuo coetaneo? Perché è un'ottima alternativa al percorso universitario e perché comunque ti mette già in contatto con il mondo del lavoro. Sperando appunto di trovare un'occupazione soddisfacente. Sì, sperando quello e anche che migliori un pochino questa situazione lavorativa. Gianluca Fenucci, presidente della Fondazione ITS, ci parla degli obiettivi di questo percorso pronto a partire il prossimo novembre. Diciamo che il primo obiettivo vero è quello di creare uomini pronti ad affrontare le tempeste del mondo del lavoro, se vogliamo dire così. In sostanza questo affiancamento che c'è costante durante i 2 anni di corso, quindi le 1800 ore, metà sui banchi di scuola con formatori che vengono dal mondo dell'impresa e metà nell'impresa a lavorare, è una grande innovazione concreta di volontà di fondere queste 2 anime con il mondo della scuola e del lavoro. Quindi è un affiancamento che dura 2 anni per preparare i ragazzi a essere forti, preparati e soprattutto a livello metodologico pronti ad affrontare le sfide che li aspettano, insomma, questo è il primo obiettivo. Dunque, 1800 ore formative di cui la metà in tirocini, la presenza di docenti del mondo del lavoro, riconoscimento europeo, un'alternativa all'università pratica e spendibile, con applicabilità a molti altri settori produttivi, con uno scambio molto forte tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Allora, la scuola al mondo dell'impresa può dare la conoscenza su come vengono formati i ragazzi, però diciamo tra le 2 anime di questa fondazione non ce n'è una che prevale sull'altra. Sicuramente gli indirizzi li diamo noi imprenditori perché intuiamo quelle che possono essere le esigenze di prospettiva. La scuola ci ascolta e poi è capace insieme a noi e in maniera particolare si concentra sull'attuazione di programmi che provengono concepiti e attuati, devo dire, insieme, in un'armonia che per quanto mi riguarda è stata una scoperta molto positiva. Non solo, dalle esperienze pregresse, i giovani che hanno frequentato questo ITS hanno avuto una percentuale di ingresso nel mondo del lavoro pari a circa il 62%. I primi corsi hanno dato questi dati, oltre il 60% già inseriti nel mondo del lavoro. Su scala nazionale abbiamo gli stessi riferimenti che parlano del 63-64%. L'ITS è una cosa nuova, non dobbiamo dimenticarlo, però l'approccio iniziato 4 anni fa con l'attuazione di questi programmi è molto confortante. Adesso dobbiamo cercare di far capire cos'è l'ITS, di valorizzarlo, di non renderlo percorso formativo in competizione con altri. Secondo me questo percorso colmava un'esigenza e forse è il primo che viene concepito proprio in questo ascolto del territorio riguardo a quelli che sono gli orizzonti dell'economia e la scuola che si adatta a queste esigenze. Una formazione che oggi le aziende richiedono sempre più ai giovani, con gli ITS, istituti tecnici superiori, che rappresentano la vera novità degli ultimi anni in Italia e di cui le Marche vantano una presenza prestigiosa. L'ITS di Recanati, una fondazione, va ricordato, di partecipazione e integrazione pubblico-privata. Il compartimento della nautica, pur non avendo potuto sottrarsi alla crisi economica, che momento sta vivendo? Premesso che i programmi formativi sono improntati sulla volontà di formare ragazzi che possono accedere a offerte di lavoro anche fuori dal territorio nazionale, è nata questa concezione già all'origine. Il percorso di crescita avuto negli anni scorsi, di decrescita e di incertezza attuale del settore nautico sono evidenti e noi imprenditori stiamo cercando di rispondere con innovazioni sotto profilo organizzativo del prodotto e tutte quelle che sono le caratteristiche dell'imprenditore che deve trovare soluzioni e risposte al mercato. Il mercato è difficile e quindi un territorio che dovrà unirsi maggiormente, ma se parliamo dell'ITS questo è un progetto che tende a formare le risorse per il futuro, quindi questi investimenti che stiamo facendo noi imprenditori insieme alla scuola sono orientati al futuro e quindi noi vorremmo da una parte svolgere il nostro ruolo di imprenditori e lo stiamo facendo per dare risposte a questa difficoltà di un sistema economico non favorevole.
ma non vogliamo trovarci senza risorse quando la ripresa ci darà la risposta e chiederà uomini capaci e preparati. Questo è vero. Quindi vogliamo anticipare la ripresa formando i tecnici che poi in questo momento ci stanno dando veramente grandi soddisfazioni. Ancona, distretto del mare con 5 diversi cantieri e una 15ina di navi già varate solo quest'anno, ma anche Pesaro e Fano, dove il Made in Italy della nautica si esprime soprattutto nell'ambito del lusso con la produzione di yacht. Il centro formativo, il baricentro della parte legata al progetto sulle Canati, sull'internazionalizzazione, chiaramente ha un territorio ben circoscritto sul tema dell'internazionalizzazione. Noi abbiamo portato il baricentro tra Ancona e Fano sul tema nautico-meccanico perché abbracciamo anche un territorio di aziende partner che vanno fino a Fabriano e lungo, diciamo, il litorale. Quindi, diciamo, dal punto di vista dell'unità di intenti su piattaforma regionale, devo dire che l'ITS è molto armonico, non presenta, diciamo, conflitti territoriali, anzi è una bella unione di volontà. È chiaro che l'asse Ancona-Fano rimane quello centrale perché è il territorio che offre, diciamo, la possibilità anche di far vivere ai ragazzi esperienze professionali in imprese che, nonostante le difficoltà, sono ancora di eccellenza. Il titolo rilasciato di tecnico superiore ha valenza nazionale ed è riconosciuto a livello europeo. Prevede inoltre l'assegnazione di crediti universitari e un credito formativo per l'accesso ad alcune professioni. L'eccellenza è garantita anche dal fatto che il corso è numero chiuso, 24 posti disponibili, 20 titolari e 4 uditori ed è possibile accederci solo dopo il superamento di un test iniziale, volto a verificare il possesso di alcuni requisiti di base. Perché un ragazzo e una famiglia dovrebbero scommettere su questo tipo di formazione? Dovrebbero valutare il progetto in maniera molto seria, cosa che in questi anni non abbiamo sempre avuto occasione di far comprendere. Dopodiché i ragazzi che stanno frequentando i corsi sono contenti perché hanno trovato una, diciamo, un'efficacia operativa del corso, una dinamicità e una commistione di obiettivi molto densa, quindi per quanto mi riguarda le famiglie sceglieranno insieme ai loro ragazzi in che direzione andare. Io dico che l'ITS come modello formativo è un percorso che prevede un accompagnamento molto vicino delle imprese, ma non vuole essere neanche concorrente ad altri percorsi formativi. Ha una sua, diciamo, identità molto forte che vorremmo sempre più far conoscere e che rimane poi basata sulla libertà della scelta. Noi sappiamo che la qualità del corso, l'attenzione che noi imprenditori e la scuola sta mettendo, le risorse investite per formare 25, io li chiamo super ragazzi all'anno, sono risorse che daranno grandi frutti. Quindi chi ha volontà e desiderio, coraggio di scegliere una strada impegnativa, perché sono corsi molto impegnativi, perché passare dall'aula ai cantieri navali o alle aziende ad alto valore tecnologico per i ragazzi può essere traumatico, però è l'unica strada che abbiamo individuato per farli crescere e farli rendere forti e affrontare quelle che sono le grandi sfide che ci aspettano.